Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti al mio video tutorial sul software OBS, un software gratuito disponibile sia per la versione Windows che la versione Macintosh. Io vi sto facendo vedere la versione Macintosh con sistema operativo Catalina, quindi è compatibile anche con l'ultimo aggiornamento di Catalina. Questo software, io vi ho già portato dei video tutorial per come creare una diretta su YouTube, come registrare una finestra e come registrare il proprio desktop. In questo video tutorial andiamo a vedere sempre come registrare o il desktop o una finestra che abbiamo aperto di un software, di un programma, o di Safari, o di Chrome o quant'altro, e come registrare l'audio proveniente dal microfono esterno. Io sto utilizzando uno Yeti. E come registrare l'audio della finestra che state registrando sul computer senza avere interferenze audio, perché andiamo a registrare l'audio a livello hardware, quindi il vostro PC non emetterà nessun suono, il suono viene registrato direttamente dalla scheda sonora, quindi non ci saranno interferenze, ci sarà il vostro audio sovrapposto all'audio della clip. Se poi vorrete registrare separatamente queste due fonti, vi farò dei tutorial in futuro come registrare solo l'audio proveniente dal microfono. Comunque andiamo a PC, che è molto più semplice, vi faccio vedere che software vanno utilizzati. Vi ricordo che va utilizzato Sunflowers, che è sempre un altro software gratuito per attivare questa funzione di registrazione a livello hardware. Qui in alto nella i di informazioni troverete il tutorial per installare Sunflowers e i primi settaggi. Comunque andiamo a PC. Io ci ho già aperto OBS, come vedete di fonti di acquisizione immagini non ho attivo nulla, e l'audio del desktop e il microfono sono disattivati per ora. I primi passaggi che dobbiamo fare: dobbiamo andare a lanciare il software Sunflowers, adesso vi faccio vedere qual è. E sul mio canale c'è presente il video tutorial di Sunflowers. Lanciamo Sunflowers, ecco, si è già attivata, e questo fiorellino qui. Noi adesso gli andiamo a dire che l'audio non deve uscire dalle casse, quindi gli lasciamo non off. Poi, dopo che abbiamo attivato questo programmino, dobbiamo andare sulle risorse del proprio computer dove ci sono le schede audio. Nel Mac ha questo simbolo di altoparlante. Io lo attivo, come vedete adesso abbiamo l'audio negli altoparlanti interni. Infatti io, se vado ad aprire una clip video e la lancio, questo è il mio video, si sente l'audio. Se io vado a mettergli Sunflowers due canali, se mando in play, noi l'audio non lo sentiamo più perché adesso è a livello hardware. Ok, il primo passaggio l'abbiamo fatto, quindi abbiamo detto al software di non far uscire più l'audio dalle casse ma lasciarlo all'interno del PC. Abbassiamo questo. Adesso dobbiamo lavorare solo sul software OBS. Allora, come vedete, io ho disattivati due audio. Io adesso vado ad attivare l'audio del microfono. Come vedete inizia a esserci la banda in movimento, e andiamo a attivare anche l'audio del desktop. Come vedete l'audio del desktop è a zero. Se io adesso vado a mettere in play il video che vi sto facendo la prova e lo abbassiamo, adesso l'audio è in movimento, quindi adesso i due audio stanno funzionando. Andiamo a mettere in pausa di nuovo il video e lo rifacciamo ripartire dopo. Adesso dobbiamo andare a, se adesso io mando avvia registrazione, registra solo i due audio, quindi l'audio della clip se lo mando in play e l'audio del microfono. Se vogliamo anche catturare l'immagine della finestra in questione, molto semplicemente facciamo più, poi cattura la finestra, quindi diciamo che deve catturare la finestra, questa lasciamola così, gli diamo ok. In automatico lui mi dirà che finestra voglio catturare. Semplicemente andiamo a cercare il nome del programma, scusate ma lo devo trovare, scusate perché l'ho abbassato. Allora vi ricordo una cosa: se voi andate a abbassare la cartella lui non la vede più, quindi la dobbiamo tenere alzata. Sono dimenticato di questo passaggio, infatti adesso me la dovrebbe dare. OBS doc, allora facciamo, cancelliamola, gli facciamo così, cattura la finestra, vediamo ok. Ok, adesso lui me l'ha trovato. Ho dovuto richiudere e riaprire l'opzione perché non vedeva
finestra alzata. Se voi la andate a iconizzare, il software non rileva più la finestra. Quindi gli diciamo la nostra finestra, gli diamo un ok, visto che non è uguale allo schermo, gli andiamo su modifica, trasforma e adatta allo schermo, almeno così abbiamo la finestra adattata al nostro schermo. Adesso noi cosa possiamo fare? Andiamo a attivare l'audio, quindi la mandiamo in play, semplicemente facendo così. Quindi adesso noi abbiamo la nostra clip in play. Ah no, cavolo, chiusa, scusate. Non devo abbassarla, scusatemi. Ok, adesso noi abbiamo la nostra immagine in play. Semplicemente avviamo la registrazione. Ok, adesso il PC mi sta registrando l'audio della clip, l'audio del mio microfono. Io adesso parlo un attimino, giusto per farvi vedere i due audio che sta registrando. Adesso vado in silenzio. Non sentite audio, ma lui sta registrando l'audio. Ok, fermiamoci qui, sennò poi il video diventa troppo lungo, giustamente. Noi facciamo il nostro termina registrazione. Adesso possiamo andare nella clip video, la disattiviamo e la abbassiamo, che non ci serve più. Volendo questo lo possiamo anche eliminare, tanto abbiamo finito la nostra registrazione, almeno non spreca risorse il PC. Ok, abbassiamo il nostro software, andiamo nella cartella dove va a salvare i file, e questo è il file che è andato a salvare software OBS, e lo andiamo a lanciare con VLC. Ah, scusate, devo riattivare l'audio. Ricordatevi che finito la registrazione dovete rimettere le impostazioni della vostra scheda audio in uscita. Quindi andate ancora nelle impostazioni del vostro computer, gli date altoparlanti interni, in automatico adesso l'audio funziona. Riportiamolo indietro, lo mandiamo in play. Ok, adesso il PC mi sta registrando l'audio della clip, l'audio del mio microfono. Io adesso parlo un attimino, giusto per farvi vedere i due audio che sta registrando. Adesso vado in silenzio, non sentite audio, ma lui sta registrando l'audio. E professoressa, a contratto. Ok, io adesso non so se avete sentito i due file audio e la registrazione dello schermo. Praticamente con un unico software abbiamo registrato la finestra in questione, abbiamo registrato l'audio della finestra che del nostro PC e abbiamo registrato l'audio con una sorgente esterna. Volendo, con questo software si può anche catturare l'immagine di telecamera o della propria webcam, del proprio software. L'unica cosa che è un software che richiede tantissime risorse, quindi più andate a inserire registrazione, catturare immagini o sorgenti video o audio, in automatico il software diventa sempre più macchinoso e richiede sempre più risorse hardware. Se avete qualche domanda su questo software, scrivetemelo nei commenti, perché io vi rispondo, cerco di rispondere immediatamente sotto i miei video dei tutorial, perché so che chi va a ricercare questi video tutorial ha bisogno in fretta di risolvere un problema che sta riscontrando sul software. Nei prossimi video, sempre su OBS, vi farò vedere come creare una diretta utilizzando il green screen, quindi avrete la vostra persona, lo schermo dietro deve essere verde, quindi un telo verde come utilizzo io come effetti grafici, lo rimuoviamo questo schermo verde per una diretta e possiamo far passare immagini alle nostre spalle utilizzando qualsiasi cosa. Nei prossimi tutorial vi porterò questa chicca per le vostre dirette su YouTube, su Twitch e su altro. Io, come al solito, se sei arrivato qua, io ti ringrazio di cuore, vuol dire che i video che sto creando sono di utilità, quindi io ti consiglio, qua in basso c'è il tastino iscriviti, cliccaci sopra, attiva la campanellina se non vuoi perdere tutte le pubblicazioni che escono sul mio canale alle ore 17 e lascia un bel commento. Io adesso scomparirò a schermo e avrai circa 20 secondi di tempo per scegliere altri video presenti sul mio canale. Uno sarà la playlist del software OBS, uno sarà una playlist di altri tutorial di computer, un video che non c'entra nulla con questo presente sul mio canale e qualcos'altro. Io ti saluto e ti ringrazio come sempre che continui a seguirmi. Ciao!